bel momento. Per Roma è un bel momento, ma si aspettava... Alle elezioni locali in Italia il Movimento 5 Stelle conquista 19 dei 20 comuni in cui i suoi candidati erano al ballottaggio, fra cui Roma e Torino. La neoeletta sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha concesso un'intervista esclusiva a Euronews, di cui vi presentiamo una parte. L'intervista completa andrà in onda mercoledì. Inizieremo ad aggredire il tesoretto degli sprechi, che ammonta ad oggi, da quello che siamo riusciti a vedere in 2 anni e mezzo di funzionamento della Commissione Revisione della Spesa, a 1.200.000.000 di euro l'anno. E quindi dobbiamo andare a recuperare questi sprechi e convertirli in servizi. I debiti del comune saranno dunque la prima ossessione per la nuova amministratrice locale, che dovrà fare i conti con una situazione fuori controllo da tempo. E poi c'è tutto il tema immenso della rinegoziazione del debito di Roma Capitale, che si attesta tra i 13 e i 16 miliardi di euro. Noi dobbiamo fare un audit, capire esattamente cosa è confluito all'interno di quella gestione commissariale e poi rinegoziare anche i tassi di interesse. Dopo l'elezione, la prima visita a Virginia Raggi l'ha fatta a un certo albergo di Roma, dove l'aspettava una certa persona con attaccato al collo un appendiabiti, detto anche appendino. Grazie,